It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than Lillo, Greg, Italian Gigolo. Ma che state facendo? Il lancio del film di Natale. Italian Gigolo, vi piacerebbe? Ragazze, andate pure, eh? Scusateli. E levatevi questi occhiali da sole. Però sono glam gli occhiali da sole. Burini. Vado bene vestito così? Ma certo che no, tesoro. È il film di Natale, Lillo, Greg, un sacco di risate. E tu sei il tenero nipotino? È quello che gli ho detto. Mi pareva assurdo. Ad ogni modo è stata un'idea di Lillo. Ma che idea di Lillo? Cosa? Eccoci. C'è sto cabrone. Lui è Billy, perché il mio personaggio ha tutto un percorso per cui arriva... Meglio andare a vedere il film. Un Natale stupefacente, dal 18 dicembre, al cinema. Vabbè, piantalo ormai. Scusate però, non si era detto che quest'anno si puntava tutto sul mio fisico? O anche stavolta devo solo far ridere? Devi solo far ridere. Ah, ok, era per capire. Ciao a tutti da Valeria. Oh, la notizia di oggi è talmente incredibile da sembrare quasi un pesce d'aprile, ve lo dico. Allora, la Sony starebbe per mettere le mani sull'intero universo Robin Hood, da comprare alla modica cifra di $1 milioni. Sconfitte le rivali Working Title e Paramount, la Major sarebbe intenzionata a spolpare letteralmente il principe dei ladri, pianificando un vero e proprio franchise alla Avengers. Esatto, avete capito bene. Robin Hood come Iron Man. Oddio. Cosa ne pensate voi? Non è tutto, perché la Sony vorrebbe dedicare dei vari spin-off ai personaggi secondari della storia, come Little John, Will Scarlet, Marian Loxley, Frate Tuck e lo sceriffo di Nottingham, per poi farli ritrovare tutti insieme in un film alla Vendicatori Marvel. Adesso voglio proprio sapere cosa ne pensate voi. Robin Hood come gli Avengers? Ma staremo a vedere gli sviluppi, presto, nei prossimi video. Ciao!